Davanti ai due difensori centrali De Rossi, era leggermente troppo spostato in avanti. Palla verticale a cercare Dzeko, colpito dal pallone, ma attenzione perché è un assist da 1-0! Ed è 1-0 subito al Sharawi! Subito al Sharawi! Il faraone! Secondo gol consecutivo, anzi, secondo gol pazzesco consecutivo! Prova con il suggerimento verticale in campo aperto, scoperta qui la difesa della Roma, possibilità per il piazzato Florenzi, prova a tornare Alisson! E poi Florenzi allontana, ma che ingenuità della Roma, va con la possibilità per Hazard, è sempre Alonso su quella direttrice, sempre Hazard in possesso palla con Fazio che rischia qualcosa, la conclusione Alisson. Tornato qui Juan Jesus, è riuscito a trovare la palla di testa. Attenzione al rischio clamoroso, che spalanca a Morata, una palla gol incredibile, che si divora il giocatore del Chelsea. Sì. Con Dzeko che può andare, il Sharawi e Perotti, il Sharawi, il Sharawi, Courtois, ancora il Sharawi, non è finita, cerca il cross, la deviazione, calcio d'angolo. Prova ad andare verticalmente. Palla che filtra, attenzione, al piazzato! 2-0! Ancora il Sharawi sulla dormita difensiva del Chelsea. Notte da faraone. 2-0 Roma. Con la maglia della Fiorentina in Europa League 2014-2015, la battuta in mezzo, il colpo di testa sul fondo. Che occasione per il Chelsea. Palla che diventa buona per Hazard, occhio ad Alonso, va in pressing Florenzi su di lui, Alonso! Il riflesso di Alisson che salva la porta della Roma. Va molto bene, viene il Sharawi, palla per Dzeko, 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 Dzeko! Conclusione alta, si accende all'improvviso la Roma. Fabregas verticalmente, pallone che filtra nella zona di Morata, ancora Morata con l'apertura, Hazard, sempre Morata, prova! Conclusione larga, occasione Chelsea. Sì. Fabregas dall'altra parte, bravo Kolarov ad arrivare, adesso Perotti può puntare ancora, è l'uno contro uno, Perotti, Perotti, fino in fondo, Perotti! 3-0 Roma! Che giocata! 3-0 Roma! Perotti a coronamento di una partita fantastica. E soprattutto di un secondo tempo che lo ha visto protagonista. Che non c'è, c'è però Nainggolan, molto largo, pronto per un altro cross, in mezzo, Courtois! Salva la porta del Chelsea a un passo dal 4-0.